pensiamo che le cose possono cambiare in meglio per vivere con dignità, per vivere con dignità anche questa situazione di sofferenza che avete, va bene? Ma la Chiesa sta con voi, la Chiesa sta con voi. Si commuove il cardinale di Napoli Crescenzo Sepe parlando ai detenuti di Secondigliano che a gran voce lo chiamano dedicandogli affetto e tanti applausi rinchiusi dietro le sbarre delle loro celle. Quando l'arcivescovo passa tra i viali dell'istituto penitenziario si affacciano tutti e lui dal cortile li invita a non perdere la speranza perché è convinto che una vita degna di essere chiamata vita è possibile. Parlare di speranza e non dare dei segni concreti può sembrare un po' aleatorio, un po'... E invece prima una casa dove accogliamo detenuti e detenute che avendo scontato la pena hanno bisogno di, come dire, di un passaggio per inserirsi nella società. Nel corso dell'incontro il cardinale ha inoltre annunciato l'istituzione di nuove borse di lavoro per ex detenuti, un progetto che già negli scorsi anni ha dato i suoi frutti. Posso veramente testimoniare che in questi 4 anni con appena 450 euro al mese e con un lavoro che noi pretendiamo che venga fatto, questi detenuti, ex detenuti, sono riusciti veramente a incominciare una nuova vita. Ed è proprio questo il senso del giubileo delle carceri voluto dal cardinale Sepe, motivare i detenuti alla speranza, perché se un peccato è stato commesso, allora pagandolo ed espirandolo, tutto può continuare e ripartire. Veloce.